Finisce a reti bianche la sfida tra Matese e Chieti, una partita con qualche fiammata e dalle poche emozioni. Grandi protagoniste le difese delle due compagini che hanno disinnescato i reparti offensivi, mantenendo il risultato in parità. Per il Chieti assenti gli infortunati Mattia Rodia e Luca Fabrizi. Nei primi 10 minuti le due squadre sono in fase di studio e la prima occasione è del Chieti. Akamadu prova una girata con la sfera che esce fuori alla destra di Del Giudice. Un minuto più tardi il Matese si affaccia avanti con Masi che prova un tiro alto. Al 20° minuto Baldé con un'azione solitaria ed una serie di doppi passi serve Akamadu che prova un tiro respinto con la schiena da Congiu. Un minuto più tardi il primo tiro nello specchio anche per la squadra campana con Zetola che calcia centrale, nessun problema per Fusco. Al 35° la prima vera azione pericolosa della partita è del Matese, con Ricci che viene lanciato, trovandosi a tu per tu con il portiere, viene recuperato da Dimino, sprecando l'occasione per portare la sua squadra in vantaggio. Nel secondo tempo parte meglio il Chieti, Mele, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpisce di testa con il pallone che esce fuori di poco. 2 minuti dopo ancora il Chieti, Akamadu riceve palla da Baldé e prova un tiro dal limite d'area, Del Giudice respinge in calcio d'angolo. Al 61° avviene la reazione della squadra di casa. Cross di Fabiano e Luasni salta di testa ma la palla finisce fuori. Al 77° Luasni prova una rovesciata in area ma colpisce la testa di Chiacchia. L'arbitro fischia il fallo ed ammonisce l'attaccante verdeoro. All'82° calcio d'angolo per il Chieti battuto corto. Mariani da posizione defilata prova un tiro troppo debole per impensierire Del Giudice. 6 minuti dopo Luasni si incarica della battuta di un calcio di punizione ma manca lo specchio della porta. A 1 minuto dalla fine, incredibile disattenzione della retroguardia neroverde, con Chiacchia che sbaglia il retropassaggio, mandando Alfageme a tu per tu con il portiere, ma Fusco rimedia salvando la sua squadra. Al 94° Akamadu allarga per Ventola, che calcia alto da posizione defilata, e su questa azione termina la gara con un pareggio che non accontenta nessuno dei due allenatori. Per il Chieti, rimandato l'appuntamento con i 3 punti che manca dalla 3ª giornata di campionato. Tra 7 giorni, in casa della San Benedettese, l'occasione da non fallire per tornare a sorridere. Mi spiace di accontentarsi solo delle prestazioni, però bisogna sottolineare i momenti positivi della partita. Abbiamo non subito mai un tiro in porta, il nostro portiere è stato sempre inoperoso. Questo significa che piano piano stiamo cercando di sistemare anche questo aspetto. Sotto la via del gol abbiamo concluso molto di più oggi, non c'è stata la possibilità di fare gol, ma in questo momento mi dispiace perché noi e io soprattutto voglio vincere tutte le partite. Però in questo momento il percorso è questo, la squadra sta cercando di reagire e di accettare anche questi momenti, non di difficoltà, però dei momenti in cui non riusciamo a sbloccare e vincere facilmente le partite. Però i ragazzi oggi hanno fatto una grande prestazione, io sono soddisfatto del loro impegno e della loro attenzione, oggi veramente senza nessuna sbavatura, e questo è un altro piccolo passo. Le squadre si allenano anche così, cercando di migliorare i punti deboli, e io credo che noi lo stiamo facendo e sono anche soddisfatto. Domenica ci aspetta una partita complicata a San Benedetto del Tronto, ma noi andremo sempre per cercare di fare punti e cercare finalmente questa vittoria. Se non sarà domenica sarà quell'altra, noi non molleremo mai e quindi credo che la squadra piano piano prenderà consapevolezza e riuscirà a fare queste partite, riuscirà a fare 3 punti che naturalmente piacerebbe a tutti. Però in questo momento dobbiamo per forza prenderci solo la prestazione, perché se mancasse la prestazione perderemmo anche questo tipo di partite.